55 incontri disputati, di cui solo 5 sconfitte, un titolo italiano, uno europeo e uno mondiale, oltre all'indimenticata vittoria alle Olimpiadi di Mosca del 1980. All'angolo rosso, uno dei pugili italiani più amati di sempre, Patrizio Oliva. All'angolo blu, la madre delle sue 3 bellissime figlie, Alessandra, Marzia e Martina, la donna straordinaria che lo supporta e lo sopporta da oltre 30 anni, ex judoka della nostra nazionale, oggi insegnante e adoratissima dei suoi studenti, Nilia Sole! Io sono il suo sparring partner. E lui è il campione. È il campione, esatto, io sono il suo sparring partner. Ma è quello che mi allena, io quello che mi forgia. Quando vi siete conosciuti? Siamo conosciuti nel 1983. Sì, aprile 83. Io tenevo il lobby del canto, dovevo fare la copertina di un disco e un fotografo amico mio disse: ho bisogno di una modella, perché lei, oltre a fare la judoka, ma in quel periodo lavorava anche come modella. Era una bella vogliona. Ero molto entusiasta di conoscerla perché ammiravo l'atleta. Ci fu un classico colpo di fulmine per entrambi. Quando l'ho conosciuto l'ho messo knockout, no? Sì, ero proprio imbambolato quando l'ho conosciuto. Ci siamo conosciuti e dopo 10 giorni siamo andati a vivere insieme. Sai, 2 atleti che si incontrano, ci sono tante cose in comune. È stato un capirsi al volo. Io ho rinunciato alla mia carriera sportiva quando l'ho conosciuto. A quel punto ho dovuto fare una scelta. O continui, o segui lui. In quel momento lui era il campione, lui aveva le sue esigenze. Io vedevo l'atleta e mi è sempre piaciuto da morire. Cioè io vederlo combattere, vederlo là, il sacrificio. Quante volte siamo stati in palestra, io e lui a Pasqua, alle 3 del pomeriggio da soli, e lui a Piazza Dante ad aprire la palestra, a scendere, l'accompagnava. In quel momento per lui era l'atleta che si allenava per un combattimento importante ed era bellissimo. E con le vostre figlie, che sono 3, che sono bellissime, bravissime, che tipo di papà è Patrizio? È un bellissimo rapporto, adorano il padre. Siamo fortunati, abbiamo costruito bene con le nostre figlie. Quando possiamo siamo sempre tutti e 5. Il matrimonio è un passo veramente importante. Mettere i figli al mondo non significa solo metterli al mondo, uno li fa. Significa crescerli, educarli, fortificarli. E purtroppo le coppie di oggi si sposano ma non vogliono perdere la propria dipendenza. Vogliono andare in vacanza da soli. Vogliono uscire il sabato e la domenica, vogliono andare in discoteca. No, nella vita si fa una scelta e quella scelta deve essere rispettata per il bene proprio dei figli, per farli crescere bene. Che il matrimonio non sia, che sposarsi non sia fare solo una festa. Fate insieme, sposatevi, convivete perché veramente ci credete. Sei mai stata gelosa? Sì? Che sì. Cosa fai quando sei gelosa? No, io niente, guardo. Lei guarda e ti fulmina. Tu sei geloso? Sono stato geloso. Poi dopo, giusta misura. La giusta misura, perché io credo che la gelosia sia un sintomo di, innanzitutto di insicurezza e di poco rispetto nei confronti della tua compagna. Se io dovessi avere minimamente il pensiero che lei mi tradisce, già l'avrei salutata da anni. Ma voi avete mai avuto un momento di crisi? Forte? No. Ci vergogniamo a dirlo? No, vergogno no. Cioè io e lei non abbiamo mai litigato, mai. Cioè io proprio la devo provocare per capire un po' le sue reazioni. E poi sai che succede? Sai che cosa c'ha di bello? Che però da un lato mi fa proprio nervosire. Che si sveglia alle 2 di notte per dirmi: facci, ma sono 2 di notte, dormiamo. No, io devo capire. Perché abbiamo... E io 2 di notte, ho capito. Però ti voglio dire una cosa, lo dico con grande orgoglio. Come era 36 anni fa, tutto quello che sentivamo, quei sentimenti, quei valori, quella passione, non è calato niente. Lui ha il suo lavoro, io ho il mio lavoro, cioè ognuno ha i suoi interessi. Sono cose che poi fanno sì che ognuno dei due è soddisfatto della propria vita e quindi si vive bene insieme. Abbiamo 60 anni, ma se ci guardiamo, noi ci saltiamo addosso.